Una giornata intensa, una giornata difficile per le sorti della città di Gela in merito alla riconversione della Green Refinery. Ci riferiamo allo stabilimento Eni. Si è parlato del protocollo d'intesa firmato il 6 novembre del 2014. Più che altro si è parlato del perché al momento attuale, siamo nel febbraio del 2016, ancora i cantieri non sono stati avviati. La riunione è finita da qualche minuto al Ministero dello Sviluppo Economico. Sentiamo subito a tal proposito la dichiarazione che ha rilasciato ai nostri microfoni il sindaco di Gela, Domenico Messinese. Parte del Ministero del Territorio e Ambiente si è notata una notevole accelerazione. I cantieri non partono immediatamente, questa è la cosa più grave, perché giustamente le persone aspettavano che l'indomani potessero partire. L'iter per il completamento è almeno di circa 60 giorni per poter incominciare ad avere l'apertura dei primi cantieri. C'è stata data un'accelerazione rispetto allo stallo che c'era prima. Fra le altre cose, si è parlato pure per la situazione del punto di ricarica GNL, che dà una serie di problematiche, quindi questo a quanto pare uscirà fuori dal protocollo d'intesa. Però come amministrazione mi sono permesso di rincarare chiedendo la possibilità di realizzare uno studio per vedere di fare uno yard proprio nel nostro porto, nel porto industriale, per consentire ai metalmeccanici e ai strumentisti che di fatto sono fuori, di poter, utilizzando lo yard, di realizzare le piattaforme e quindi di poter avere una continuità lavorativa sia subito, nell'immediato, proprio per la piattaforma che c'è in costruzione, ma anche in futuro. Questa è stata una proposta inserita per fare questo studio, utilizzando, fra le altre cose, i soldi delle compensazioni. È stato proposto all'interno del tavolo. La volontà da parte del Comune c'è per fare questo studio, che significa non solo lavoro nel breve periodo, ma che può dare dei risvolti anche in futuro. Invece la Regione è rimasta titubante, che era rappresentata dal vicepresidente Lobello, però questa azione credo che sia un'azione importante, perché dobbiamo pensare non soltanto ai cantieri che devono partire nei prossimi mesi, ma dare una continuità lavorativa. E fra le altre cose, i cantieri che partiranno saranno quasi tutti imperniati su bonifiche e decommissioning, quindi praticamente parliamo soltanto degli edili, e quindi la parte dei metalmeccanici in realtà si troverà in sofferenza. Sì, ma i lavoratori che sono qui oggi, il Comune di Gela cosa dice? Quando andranno a lavorare? Perché aspettano notizie concrete, fatti immediati. No, il fatto immediato era difficile che si potesse avverare sin da subito. Se riuscì a partire qualche piccolo cantiere già nelle prossime settimane, ma fatti immediati era sicuramente difficile, anche perché stiamo riuscendo a smuovere delle autorizzazioni che erano ferme da anni e svincolare tutta una serie di attività che erano ferme proprio, che negli ultimi mesi sono state praticamente ferme. E recuperare un anno e mezzo nel giro di 3, 4, 5 mesi non è così semplice, perché è abbastanza complesso, considerando che operiamo all'interno di un sito di interesse nazionale e che operiamo all'interno sempre di un polo industriale che è stato di fatto dismesso e spento. Quindi era meglio prevenire. Adesso noi dobbiamo gestire quello che ci hanno lasciato, che sinceramente non è il massimo, è di difficile gestione. Il problema dei lavoratori è giusto che vengano, se non c'è la possibilità di lavorare, che ci siano gli ammortizzatori sociali. Su questo devo dire che anche i sindacati sono stati molto chiari e l'hanno ribadito. Infatti stanno pressando anche con il Ministero del Lavoro, oltre che a questo tavolo di verifica del protocollo d'intesa, però è chiaro che i passaggi che sono stati fatti vanno per far attuare intanto questo protocollo, ma in realtà è sempre un palliativo, perché questo, come ben sappiamo, quando si va a concretizzare tutto il protocollo d'intesa, sappiamo che non tutti potranno lavorare, né adesso, e il numero di addetti fra 2 anni sarà molto ridimensionato. Quindi la sfida maggiore è quella di costruire qualche alternativa, che fino adesso non è stato fatto. Abbiamo sentito il sindaco di Gela, Domenico Messinese, siamo con il vice sindaco Simone Siciliano. È chiaro che gli operai si aspettavano e si attendono con risposte concrete e immediate, però le risposte concrete e immediate, con dati oggettivi alla mano, ancora non arrivano.
No, io i dati oggettivi ci sono, ecco, ripeto, oggi il Ministero dell'Ambiente intanto ha formalizzato quello che è il risultato della riunione di giorno 18. Cosa significa? Che entro 60 giorni si avvieranno i cantieri di bonifica dei procedimenti discussi appunto nella convenzione di servizi di giorno 18. Stiamo parlando di 11 cantieri, 3 di carattere regionale, 6 di carattere diciamo, ministeriale. Due diciamo, con diciamo, le criticità più grandi che sono Pozzillo e l'area Pozzo Gela 16, comunque cantieri che si dovranno chiudere e far avviare i cantieri. Altro dato importante invece è la volontà espressa dal Ministero dell'Ambiente di chiudere in 15 giorni la nona soggettabilità al VIA, che significa l'avvio dei cantieri della Green Raffinery, e da lì ecco, Eni ha dato evidenza che già le gare sono in essere, che la gara diciamo, dell'appalto Green Raffinery finirà a marzo 2016 per l'approvvigionamento, che quella lo reforming sarà completa ad aprile 2016, quindi ecco, ci aspettiamo che in questi 3 mesi tutti i cantieri vengano avviati in maniera stabile e che quindi diciamo, l'indotto possa essere riassorbito in maniera rilevante. E abbiamo raccolto anche le testimonianze della parte sindacale, in questo caso di Francesco Emiliani della FEMCA CISL ed anche di Andrea Alario dell'UGL Chimici. Sentiamo cosa hanno detto in merito proprio alla riunione di oggi al Ministero dello Sviluppo Economico. La soddisfazione è quando arrivano i fatti. E hanno dichiarato che entro 20 giorni saranno rilasciate le autorizzazioni. Se queste autorizzazioni arrivano e partono i lavori, chiaramente saranno una soddisfazione. È chiaro che sono state dette tante cose, si è parlato dalle autorizzazioni ai vari cantieri aperti, ma anche per quanto riguarda il sistema dell'area di crisi complessa si è parlato un po' di tutto, però è chiaro che le soddisfazioni vengono al risultato fatto. Il nodo che può essere sbloccato è il 9 di giugno, che c'è il Consiglio di Stato che dovrebbe avere la richiesta che è stata fatta e quindi avere il ritorno di quello che è la positività del ricorso al TAR che è stato fatto da parte di Eni, e lì avere proprio lo sbloccare della piattaforma. Noi abbiamo chiesto che l'ingegnerizzazione di dettaglio e l'approvvigionamento delle apparecchiature per la costruzione della piattaforma venga fatto in maniera più celere. Sul Guaiule c'è, oltre al discorso di fattibilità, una potenzialità seria che può essere una filiera alternativa rispetto a quello che noi abbiamo fatto. E della vicenda Eni, della vertenza Gela, è stata investita anche la Chiesa. Questa mattina 3 operai della raffineria hanno voluto incontrare il Papa, al quale hanno consegnato una lettera aperta, un accorato appello affinché proprio la Chiesa intervenga per fronteggiare la grave crisi che si è venuta a registrare a Gela. Sentiamo proprio i protagonisti di questa missione nella città del Vaticano, dove, come dicevamo, hanno consegnato nelle mani del Pontefice una lettera aperta. E la vicenda Eni ha toccato anche il Santo Padre, perché 3 lavoratori di Gela, della raffineria, dell'indotto, hanno consegnato proprio al Sommo Pontefice una lettera accorata. Ti chiedo subito, Marco Camerata, cosa può fare il Papa? Ma noi speriamo che può fare tanto. Stamattina siamo stati insieme a Emanuela Franco, ci ha ricevuto il Santo Padre, dove già conoscevo onestamente il problema di Gela. Abbiamo consegnato pure questa lettera scritta da tutti noi lavoratori, dall'indotto. In più ne è stata consegnata pure un'altra dal parroco Cilindrello, Giorgio Cilindrello. Non sappiamo il contenuto, ma sappiamo che parlava pure del problema del raffineria di Gela. Quindi ora noi stiamo venendo, praticamente siamo stati fino a un'oretta fa in Vaticano, ripeto, siamo stati dal Santo Padre, conosce bene la situazione, ma ora noi siamo arrivati qua al Ministero con la speranza che oggi si possa risolvere qualche cosa, ma ci credo, onestamente io parlo chiaro, ci credo poco, perché è da 2 anni che ci prendono in giro ed oggi sarà l'ennesima presa per i fondelli da parte di questi signori, perché ripeto, la raffineria di Gela non è stata chiusa ieri, non è stata chiusa l'altro ieri, ma è già dall'anno scorso, quando sono venuti i signori politici a firmare questo protocollo. È chiaro che vi aspettate risposte concrete, positive, perché c'è in ballo il futuro occupazionale, più il presente che il futuro occupazionale, di chi lavora all'interno della raffineria. Guarda, le preoccupazioni sono reali.
in quanto nonostante c'è un programma, un accordo di programma, non è ancora ben definito e molto chiaro. Io l'unica cosa che posso dire è che venendo dal Vaticano, che il Papa parlava proprio della dottrina sociale, in quanto parlava dei vari ruoli, i ruoli attribuiti ai politici e a tutte le strutture sociali, che stanno veramente abusando adesso delle nostre questioni, e questi poteri forti stanno cercando di sradicare la nostra identità degli operai. Dunque adesso ci affidiamo anche alla Chiesa, ci affidiamo anche alla preghiera. Sì, sì, noi principalmente vogliamo ringraziare il nostro Vescovo, perché già il Santo Padre ha avuto dettagliatamente tutto il problema di Gela e le varie situazioni di tutte le società, dettagliatamente. Il Santo Padre sa tutto, noi abbiamo consegnato due lettere, una scritta dell'indotto in cui parla appunto della strage che è stata fatta a Gela, e in più un'altra lettera riservata del parroco Don Giorgio Cilindrello della parrocchia di San Francesco, che parla anche del disastro di Gela. Ecco, qua noi ci aspettiamo che decideranno finalmente del futuro di Gela. Però le notizie che abbiamo purtroppo ci hanno avvisato qualche amico da Milano che l'ENI non ha un programma per Gela, perché con il petrolio così basso, e queste sono risposte che si sono arrivate, notizie che si sono arrivate stamattina, non hanno per Gela nessun programma. Noi auguriamoci che qua faranno qualcosa, almeno per salvaguardare i posti di lavoro, perché il programma prevedeva che non si doveva perdere nessun posto di lavoro. Tant'è vero, la mazzata ultima è quella della SMIM. Noi abbiamo concluso questa giornata a Roma, nella capitale, vi abbiamo cercato di raccontare i risvolti dell'incontro che si è avuto oggi al Ministero dello Sviluppo Economico. Ringrazio Claudio Questante e ne approfitto anche per ringraziare i numerosi telespettatori che oggi hanno seguito con particolare attenzione le vicende che registravamo nella capitale. Un grazie a Fabiola Polara ed anche allo staff giornalistico e tecnico di Canale 10. Noi ci risentiremo nel corso delle prossime edizioni per informarvi in maniera dettagliata sulla vicenda Gela.